Un grave lutto coinvolge, o meglio riguarda, i motori stranieri. È morto infatti Saif Muhammad bin Salim, figlio del presidente della FIA, ossia Mohammed Ben Sulayem. Si è spento dopo un incidente in strada che si è verificato il 7 marzo 2023, martedì, a Dubai. A dare la notizia è stata la Federazione Automobilistica degli Emirati e diversi social network. Saif Muhammad bin Salem era giovane, solo 29 anni di età, aveva una grandissima passione sfrenata, azzardo a dire, nei confronti delle automobili, delle quattro ruote, gareggiò nella Formula 4 proprio nel suo paese, nel suo natio borgo selvaggio, come direbbe Giacomo Leopardi. Un successo incredibile. Dal 2021 Mohamed Boun Sulayem ha ereditato il posto di 18 nella guida della FIA, accompagnando il amato padre negli eventi legati al mondo della Formula 1. Diventò poi un personaggio fisso di punta del paddock. Vi ringrazio il mondo, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, un personaggio carismatico dunque che ha fatto tanto nel mondo del motore.